Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Cemento nero, ovvero il caporalato nell'edilizia. Oggi il pubblico ministero Lorenzo Gestri ha chiesto 7 anni di reclusione per il presunto ideatore del sistema. Sentiamo. 7 anni di reclusione. La richiesta di condanna del pubblico ministero Lorenzo Gestri è avanzata oggi pomeriggio davanti al Tribunale di Prato per Vincenzo Marchio, imprenditore edile di 47 anni, legale rappresentante della Eurocostruzioni 75, ritenuto mente del sistema di sfruttamento lavorativo ai danni di una 60ina di operai nei cantieri tra Prato, Firenze e Pistoia, tra cui anche alcuni stranieri senza permesso di soggiorno. Per il suo collaboratore Sabri Mohamed Hamed Haid, 41 anni, Gestri ha chiesto 6 anni. Sul banco degli imputati di questo procedimento altri 3 stranieri ritenuti caporali: Omar El Guerimi, marocchino di 40 anni, Hamed Arafat, egiziano di 38 anni e Tariq Mehmoud, pakistano di 34. Per il primo l'accusa ha chiesto 3 anni e 9 mesi, per i secondi 3 anni e 6 mesi. Nella requisitoria durata oltre 4 ore, l'accusa ha ricostruito l'inchiesta Cemento Nero che nel maggio 2020 ha alzato il velo sul caporalato nel settore dell'edilizia, portando a 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di un italiano, 5 egiziani, 4 marocchini e un pakistano. Tra i reati contestati a vario titolo, associazione per delinquere, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, impiego di lavoratori non in regola con le norme in materia di immigrazione e falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità nel settore edile. Secondo l'accusa, ai vertici dell'organizzazione, oltre a Marchio e a Sabri Mohamed, c'era il fratello maggiore di quest'ultimo, 43 anni, con cui condivideva la titolarità della Nova Edil SRL, lo scorso novembre condannato con rito abbreviato a 3 anni. In questo procedimento è stato condannato un altro loro connazionale, ritenuto uno dei caporali agli ordini di Vincenzo Marchio. Altri hanno patteggiato, mentre 2 consulenti del lavoro pratesi, accusati di aver fornito attestazioni false sulla partecipazione degli operai edili ai corsi di formazione obbligatori, hanno ottenuto la messa alla prova. L'indagine era partita nell'estate 2018 dalla testimonianza di un operaio sfruttato che si era rivolto alla CGL di Firenze, ammessa come parte civile. Il sistema scoperto era semplice: gli stranieri venivano reclutati quotidianamente in un punto di ritrovo nella zona delle Badie a Prato, trasportati sul luogo di lavoro con auto e pulmini e impiegati nella costruzione di case e negozi in oltre 30 cantieri tra diverse province italiane, tra cui Firenze, Prato e Pistoia. Tutti lavori di ristrutturazione privati in case, ville e palazzine, tranne in un caso, fuori dalla Toscana, nel quale la ristrutturazione ha riguardato una scuola pubblica. È scappato a piedi dopo aver investito un motociclista, ma nella fuga ha perso il portafogli e così gli agenti della Municipale di Prato hanno impiegato poco a identificarlo. Il pirata della strada è un cittadino pakistano di 42 anni. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di venerdì, quando un motociclista si è visto investire da un autocarro che sulla via Borgo Val Sugana gli ha tagliato la strada nel tentativo di parcheggiare. Il conducente si era dato alla fuga a piedi, lasciando il furgone in mezzo di strada, col motore ancora acceso ma senza accorgersi che aveva perso il proprio portafogli. Il fuggitivo è stato quindi identificato e convocato al comando di Piazza dei Macelli. È risultato che guidava anche senza patente, è stato così multato e denunciato. Ancora cronaca: trasportavano sul loro furgone, dentro delle normalissime scatole di cartone, le carcasse di 8 capre macellate clandestinamente. La scoperta è stata fatta dalla Polizia Municipale di Prato, che ha denunciato 2 uomini. Ce ne parla Claudio Vannacci. Si sono trovati di fronte a 8 capre fatte a pezzi, ancora sanguinanti, poste in altrettanti scatoloni di cartone, mentre in buste di plastica per il confezionamento dei vestiti erano state sistemate le interiora. La macabra scoperta è avvenuta nella notte fra sabato e domenica durante l'attività di controllo del territorio eseguita dalle pattuglie della Polizia Municipale di Prato, che hanno intimato l'alta a un furgone. Il conducente del mezzo, un 52enne italiano incensurato residente a Carpi, era accompagnato da un cittadino cinese, anche lui residente nel modenese. Gli agenti hanno chiesto di aprire il vano di carico dell'autocarro e davanti a loro si è presentato uno scenario a dir poco raccapricciante, con le carcasse dei poveri animali trasportate clandestinamente in un contesto di degrado sanitario e sporcizia. Tutta la carne, destinata certamente alla ristorazione umana, era priva di qualsiasi documentazione sanitaria, pertanto è stata sequestrata ed inviata a distruzione, mentre il conducente e il suo accompagnatore sono stati sanzionati
sequestrati amministrativamente dall'ASLE e denunciati per macellazione clandestina di animali destinati al consumo umano. Sono in corso ulteriori indagini volte ad accertare la provenienza e la destinazione della carne. Passiamo al Covid, c'è anche oggi un decesso pratese tra i 24 segnalati in Toscana, 12 uomini e altrettante donne con un'età media di quasi 81 anni. Si tratta di una donna di 75 anni che era ricoverata in ospedale e è il decesso numero 707 in provincia da quando è iniziata la pandemia. Sul fronte degli ospedali la situazione si mantiene stabile rispetto a ieri con 1.478 pazienti Covid, uno in più ricoverati negli ospedali della regione. Migliora invece la situazione delle terapie intensive, visto che oggi i posti letto occupati da persone positive sono 104, vale a dire 8 in meno rispetto al giorno precedente. Prosegue anche oggi il calo generale dei positivi, visto che nelle ultime 24 ore si sono registrate 14.428 guarigioni a fronte di 9.877 nuovi contagi. Di questi 667 riguardano persone che abitano in provincia di Prato. Rispetto a ieri, quindi, nuovi casi di positività sono in rialzo, insomma, a fronte di un numero molto più alto di tamponi processati. Cambiamo decisamente argomento, parliamo della nuova piscina olimpionica che sorgerà a Iolo. È stato presentato in comune il progetto definitivo. Sentiamo Alessandra Grati. Dopo lo stadio, la piscina di Iolo. L'amministrazione comunale continua a investire negli impianti sportivi. Il progetto definitivo della vasca olimpionica è al vaglio degli uffici comunali, poi si procederà con la dichiarazione pubblica di utilità per poi arrivare al bando di gara per i lavori che prevedono anche l'abbattimento dell'attuale piscina. E finalmente, soprattutto, la partenza della piscina olimpionica è arrivata proprio qualche giorno fa, la proposta di progetto di questa azienda di Brescia con cui abbiamo interloquito nel corso del tempo. Adesso faremo una manifestazione di interesse per poter iniziare a partire anche su questo. Durante questi mesi, dopo che l'amministrazione ha ottenuto la delibera dell'istituto bancario per l'autorizzazione del pagamento, si è aperto anche un confronto con le associazioni natatorie, che hanno richiesto alcuni aggiustamenti in fase definitiva. Lo studio di Brescia, a cui è stato affidato il lavoro, ha rielaborato le proposte e poi ha consegnato il nuovo rendering al comune. Tra le novità, l'apertura di via Giovanni Lottini, che quindi collegherà via Longobarda con via Angelo Ghisleri, nell'ottica di un nuovo piano di viabilità. Secondo il progetto, l'attuale piscina di Iolo verrà demolita per creare una vera cittadella del nuoto con una vasca di oltre 50 metri e 10 corsie, che può essere divisa tramite un ponte nel mezzo, 25 metri. Sono previste anche quelle di riscaldamento, una palestra, una sala riunioni, una tribuna da 700 posti e una zona ristorazione. Torniamo a occuparci dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola. Si è riacceso il dibattito politico sull'ipotesi di una pista più corta rispetto a quella bocciata dalla giustizia amministrativa. Si parla di una pista da 2.200 metri, ci sarebbe il via libera dell'ENAC. Sentiamo Maria Teresa Ravotti. Noi, quando decideremo di metterci a un tavolo per ragionare, lo faremo con cognizione di causa e non sarà certo il ping pong sulla lunghezza della pista. Quando con le persone sotto questo aspetto rappresentative delle varie comunità, i sindaci e tutti i tecnici che ci possano aiutare, ci metteremo al tavolo, allora potremo anche discutere dei 100-200 metri in più della pista. Ieri Toscana Aeroporti ha ribadito in un comunicato la disponibilità al dialogo, purché sia finalizzato alla condivisione delle soluzioni e non alla procrastinazione delle decisioni. Così in una nota alla società di gestione degli scali di Firenze e Pisa in merito al potenziamento dell'aeroporto. Pur non volendo entrare nel confronto politico per la definizione dello sviluppo strategico del territorio, Toscana Aeroporti, così si legge nella nota diffusa, ribadisce la propria disponibilità, più volte manifestata, al confronto tecnico sull'articolazione del master plan dell'aeroporto di Firenze. Lo scorso giugno, infatti, il vertice e i tecnici della società hanno incontrato i sindaci di Prato e Campi Bisenzio, mostrando il piano di sviluppo infrastrutturale. In quell'occasione la società aveva prospettato le possibili fasi di sviluppo del piano e la disponibilità a stabilire un tavolo di confronto con le strutture tecniche dei due comuni, al fine di condividere percorsi e soluzioni. Stupiscono le parole del sindaco di Prato, che lamenterebbe il coinvolgimento dei territori, quando alla proposta di un tavolo tecnico non ha mai dato seguito.
Intanto il Corriere Fiorentino oggi riporta che ci sarebbe già l'ok di ENAC per accorciare la pista di 200 metri e quindi di farla di 2200 invece che di 2400. Sull'ipotesi di accorciare la pista è intervenuto anche in Consiglio Comunale l'assessore alle grandi infrastrutture del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti. Ad oggi il Comune di Firenze non ha avuto un confronto formale con Regione o Toscana Aeroporti e non ha avuto comunicazioni formali relative all'avvio di un eventuale nuovo procedimento per la riqualificazione del nuovo aeroporto. Il Comune è favorevole alla realizzazione della nuova pista e in riferimento al dimensionamento credo ci dovranno essere sviluppi e verifiche tecniche rispetto a un'eventuale proposta. E ora parliamo di scuola. È andato deserto il bando per trovare una sede temporanea al Copernico e al Dagomari. La provincia rilancia. Alessandra Grati. È andato deserto il bando per la manifestazione di interesse pubblicato dalla provincia per l'affitto di due stabili destinati ad ospitare temporaneamente gli studenti di Copernico e Dagomari. Ma la provincia non si arrende e rilancia con una nuova manifestazione di interesse che scadrà il 15 febbraio. Se non si trovano gli spazi per spostare gli studenti, i lavori di adeguamento antisismico al Dagomari e quelli per la realizzazione di una nuova struttura in sostituzione dell'ex fila al Copernico non potranno essere realizzati. I cantieri saranno lunghi e quindi continueranno anche durante l'anno scolastico prossimo. Da qui la necessità di trovare una soluzione per permettere agli studenti di continuare a frequentare. Rinnovo il mio appello, spiega il presidente della provincia Francesco Puggelli, a chi ha immobili a metterli a disposizione, nell'interesse dei ragazzi. La prossima settimana comunque verrà fatto il punto sull'iscrizione alle scuole superiori, in modo da prevedere la riorganizzazione degli spazi per il prossimo anno scolastico. Intanto proseguono i lavori per la scuola di legno destinata al polo di Via Reggiana e quelli di adeguamento di Palazzo Vestri, che ospiterà parte del liceo Livi. Bene, è tutto. Grazie per averci seguito. Buona serata.